della Repubblica Italiana. Si basano su questioni importanti che sono la nazione, l'italianità, la bandiera. Però ecco, visto che voi avete detto tutto sulla bandiera, io vorrei farvi riflettere un attimo su quello che io ho alle mie spalle. Perché questo monumento lo guardiamo sempre di corsa, sappiamo che c'è, ma non ci soffermiamo su cosa c'è scritto sopra. Cereali ai suoi figli caduti per la patria. Vedete quei nomi che sono, specie quelli che sono sopra? Sono 100 anni che sono morti. Ed erano dei ragazzi giovani, un po' più grandi di voi, che hanno dato la loro vita per dare a noi la libertà, l'eguaglianza e la fraternità. Queste cose le avete dette e sono le tre punti fondamentali che il mondo moderno con la rivoluzione francese ha portato e ha dato a tutti noi. Noi con il simbolo, con quello della bandiera, abbiamo voluto riprendere questi valori. Sono valori importantissimi. Soffermiamoci su quello, perché lo diciamo così di getto, senza pensare cos'è. Fratellanza, uguaglianza, libertà. Noi li diamo per assodati perché ce li abbiamo, ma ricordiamoci sempre che qualcuno ha donato la vita per noi avere queste grandi possibilità. E in tutti i comuni d'Italia c'è un monumento come questo, con dei ragazzi come questi che hanno dato la vita. Quindi oggi il valore di patria qual è? È la difesa del territorio dei padri, il valore, donare agli altri. Io voglio essere molto breve, perché siete già bravi. Io vorrei fare un appello a voi, bambini italiani. Voi avete un dovere, quello di abbracciare in modo forte tutti quei bambini, vostri compagni che per necessità sono venuti qua, che hanno abbandonato la loro patria, e dovete far sentire forte l'Italia come la loro patria, nell'eguaglianza, nella fraternità, nella libertà. Io vorrei ancora in questo momento un piccolo ricordo, ma grande nel suo messaggio e il pensiero, alla vostra amica Simona, che oggi in questo giorno di felicità che tutti voi state vivendo vive un momento drammatico di aver perso il proprio papà. E quanto di più caro una persona può perdere, e quando lo perde così giovane, veramente un momento difficile. Quindi l'appello a tutti voi di stare vicini, perché ha sempre più bisogno di sentirvi sempre più amici. Io con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti.